Eccoci qua al Crocodile Rapids, questa è l'ultima attrazione all'uso della nostra novità 2005. Mezzo chilometro di percorso tra rapide, e ingrottamenti, tunnel sotterranei, cascate e altro. È un gioco che è un'esperienza di 4 minuti e mezzo che va avanti da quest'anno sia d'estate, soprattutto d'estate e anche d'inverno. E comunque è una novità perché rappresenta un nuovo tipo, secondo noi, di gioco da applicare agli acquapark di grande portata oraria, e quindi permette lo smaltimento delle file e anche di esperienza, perché 4 minuti e mezzo di esperienza lungo le rapide, lungo con divertimento, con emozione, sostituiscono e un po' affiancano quello che sono i classici scivoli, dove generalmente la scivolata, anche se gradevole perché col bagno in piscina, con l'emozionalità di un kamikaze o di un Niagara Falls, è comunque sempre molto breve. Ci sembrava inutile aggiungere ancora uno o due scivoli in più, che comunque sarebbero stati un'alternativa a quelli ai 27 già presenti, e in questo modo abbiamo dato una svolta a quello che vuole essere l'impronta negli acquapark, speriamo, per il futuro. Intendiamo mettere altri giochi del genere che sono comunque per i parchi un po' pesanti da realizzare, infatti gli investimenti sono sui 6-7 milioni di euro per un gioco di questo, però rappresentano sicuramente il futuro per i parchi acquatici che vogliono mirare a un'espansione importante, a ricevere migliaia di persone ogni giorno senza il fastidio delle solite code e delle solite attese che bisogna purtroppo fare nei mesi, si sa, di maggior affollamento, quali agosto. La stagione quest'anno è stata una stagione molto strana, divisa quasi a metà. Abbiamo avuto un ottimo inizio, abbiamo continuato molto bene tutto il mese di luglio, questo è stato anzi lusinghiero perché avevamo già un abbondante 30% in più del pubblico presente al parco, e questo ci faceva ben sperare. Il tempo ha retto per tutto luglio, ma ahimè purtroppo ad agosto è andata veramente male. Agosto e questi primi giorni di settembre hanno visto un tempo inclemente, un tempo veramente pessimo, e questo ci ha fatto riperdere quanto guadagnato e forse qualcosa in più. Quindi diciamo che la stagione di quest'anno si attesterà sicuramente nelle medie dell'anno scorso, dove abbiamo avuto circa 400.000 ingressi in totale, e questo ci fa piacere da un lato, cioè essere stati scelti comunque sempre dal pubblico anno dopo anno nella visita al nostro parco, però ci dispiace perché purtroppo ogni giornata che va male purtroppo è una giornata persa. Gli impianti sono sempre aperti e quindi il danno economico sicuramente si avverte e si sente.